Ciao ragazzi da Svideo, oggi un regista mi ha chiesto di concedergli un po' di spazio per poter dire la sua opinione sulla cinematografia mondiale di oggigiorno. Ecco, vi dico subito che i suoi pensieri non sono i miei e quindi quelle sono unicamente le sue opinioni. Detto questo, io vi lascio lo spazio e ciao da Svideo. Grazie a Svideo Game per avermi dato lo spazio per poter parlare della cinematografia mondiale, più che mondiale, americana, anche italiana, anche europea. Il film, se parla di film, io sono un regista famoso, ma più in patria che da altre parti. Io ho fatto film come La gatta che dormiva nuda e Sapore di sale sotto la neve. Due film che sono andati piuttosto bene, ma non sono stati capiti del tutto, perché davo spazio molto al malessere interiore dei miei personaggi, perché i personaggi sono fatti di vuoto, non sono pieni. Lo sbaglio, l'errore che fanno tanti in America, come in Italia e in Francia e in Europa, dare la sensazione che i personaggi della storia siano pieni, invece tutti noi siamo vuoti, perché il vuoto ci sta mangiando, il vuoto ci sta mangiando dentro. Non siamo né bianchi né grigi, c'è nero dentro di noi, c'è nero come i miei capelli. Quindi dobbiamo far capire questa cosa che il nero, il vuoto, l'esistenza che non è esistenza. Dobbiamo far capire questa cosa, perché noi non stiamo realmente vivendo, ma siamo morti dentro. Siamo morti dentro, facciamo finta di vivere. Noi apriamo il nostro smartphone, ci selfiamo e guardiamo foto e vediamo: io sono lì e sono qua, come faccio essere sia lì che là, ma non qua? Ma quello lì non sei tu, è uno specchio del tuo vuoto, vuoto, vuoto. Il vuoto non è pieno, lo sanno anche i bambini che mangiano popcorn. Cosa diamo al bambino che mangia popcorn? Il film 3D. Cosa servire queste esplosioni se personaggio è vuoto? Esplosione troppo piena, troppo viene addosso, No, bisogna ritrarsi. Troppa luce nei film di adesso. Troppa luce, ci vuole buio. Buio, ma il buio della nostra animo, il nostro animo pieno di vuoto, e quindi troppa luce, troppa materia, il mondo deve cambiare. Il mondo deve cambiare, come il cinema deve cambiare. Solo i miei film sono belli. I miei film sono belli. Davvero. C'è vuoto nei miei film. C'è molto vuoto. Molto vuoto. Impariamo a creare il vuoto, a fare film pieni di vuoto, senza titolo. Cosa serve un titolo? E musica dà fastidio orecchio. Troppo musico. Togliere, cancellare musico. Troppo fotografie, troppo luci, troppo personaggi. Basta uno è già vuoto. Tante persone è pieno, troppo pieno, quindi vuoto. Ci vuole un personaggio, poca luce, poco buio, senza musica,
magari se uno vuole proprio esagerare una voce fuori campo che dice una parola ma molto molto lentamente. Ecco, quello è un bel film, quello è un bel film. Guarda, volete vedere una cosa veramente bella, magari una volta vi faccio vedere un pezzo della Gatta Nuda. La Gatta Nuda veramente, quello veramente esempio di bel cinema come dovrebbe essere. Il cinema dovrebbe essere più vuoto, vuoto, vuoto. Ok, grazie Svidogame per aver potuto riempire con il mio vuoto questo video. E buon voto a tutti. Ciao.